sono Battistio Landrea, ho 28 anni, vengo da Musile di Piave dove ho anche la mia pizzeria. Sono 4 anni che sono titolare di un'attività. Questo impasto è formato da un impasto di biga, quindi è un impasto a lunga lievitazione. C'è questa biga composta da 2 kg di farina, tipo zero, con un W che va dai 320 ai 300 W, un PSL che va dai 0,5 ai 0,55, 800 g di acqua, 20 g di lievito, e la lascio riposare dalle 16 alle 18 ore su un macchinario che controlla la temperatura, che me la tiene dai 18 ai 20 gradi. Dopo questo periodo la rinfresco, gli aggiungo l'acqua mancante, i 20 g di malto, il sale, l'olio ovviamente, sono 140 g di olio, 140 g di sale, siamo più o meno all'1,5%, e la lascio per altre 24 ore in frigo a riposare, che mi arriva alla fine della lievitazione. Come ingredienti di sopra abbiamo una mozzarella classica, abbiamo una salsa di porcini, ho preso solo, è brutto dire, la cappella del porcino, che è la parte secondo me migliore del fungo, l'ho miscelato con un mixer e ho fatto questa crema. C'è questo crudo che è molto particolare perché viene da Norcia e è un crudo ubriaco. Viene prese delle cosce migliori di maiale, vengono lasciate stagionare per una quindicina di giorni, poi vengono lasciate fino a 18 mesi sotto un vino ad alta gradazione, insieme anche ai graminacei e tutto, fino alla fine della sua stagionatura. Poi c'è questa ricotta, che è una ricotta al forno al cioccolato, che viene sempre fatta su un caseificio di Norcia, e ho messo del basilico sopra al crudo, perché sennò il crudo sarebbe un po' troppo dolciastro, allora per abbinare un po' questo salato al dolce della ricotta al cioccolato. Va bene, devo dire che l'impasto mi è piaciuto, è molto buono. Grazie. Ok. Io devo dire che mi è piaciuta molto questa scelta del cioccolato, quindi questo dolce sul salato, bravo. Grazie. Il pesto? Sì. L'hai preso in barattolo, già fatto? No, è proprio foglia di... è la foglia del basilico con olio, sale e un po' di pinoli. Molto semplice. Ok. La gara è andata credo bene, dopo ovviamente aspetta i giudici, un po' di tensione visto che ero il primo ad aprire la pista di questa gara. Per il resto spero bene, abbiamo avuto l'impasto è lievitato come doveva essere e quant'altro, abbiamo avuto un paio di problemi con la discussione sul testo, però spero bene perché siamo Master Pizza Chef, siamo qua per questo e per vincere. Questo è tutto il resto, è niente, dai.